I 74 punti conquistati nel 2012 sono valsi alla San Benedettese appena un paio di settimane in testa alla classifica. La rincorsa alla vetta per i ragazzi di Palladini inizia con la vittoria per 3-1 alla Riviera sul San Nicolò, al termine di una gara vivace e divertente in cui gli abruzzesi hanno cercato di mettere in difficoltà la Samb. Il tecnico rossoblu deve rinunciare a Marini squalificato, ma ritrova Scartozzi al rientro dopo lo stop imposto alla giustizia sportiva. In tribuna Gibo, esterno difensivo in prestito all'Atalanta, arrivato ieri. Palladini non cambia il collaudato 4-3-3 con Barbetta tra i pali, Camilli e Carminucci esterni di difesa con Aquino e Gianni centrali, Traini, Carpani e Scartozzi in mediana con Napolano, Pazzi e Sciva in attacco. Cifaldi nel riscaldamento perde Ragazzu al suo posto nel suo 4-4-2, schiera Chicco. La gara inizia con il prevedibile predominio della San Benedettese che si affaccia in avanti in un paio di occasioni, ma Palladini dimostra di aver avuto le proprie ragioni in settimana quando predicava attenzione nei confronti di un San Nicolò galvanizzato alla vittoria di Termoli. Un primo avviso arriva all'ottavo sugli sviluppi di un calcio di punizione con Ginatta in area rosso-blu di Gabrieli che finisce fuori di poco. La Samb sembra non sentire l'allarme e tre minuti più tardi subisce la rete degli abruzzesi su un nuovo calcio a fermo da sinistra. È l'undicesimo, Gabrieli è ancora libero di saltare da solo in area di rigore e di schiacciare di testa alle spalle di Barbetta. La Samb reagisce subito e dopo 90 secondi trova il pari con una punizione che si conquista e va a calciare il solito Napolano che dalla lunetta infila Merletti con il decisivo contributo di un giocatore in barriera. La Samb alza il ritmo e sale l'incitamento del pubblico rossoblu. Al 19esimo Napolano prova la magia dalla bandierina disegnando una traiettoria a rientrare che scavalca Merletti, ma trova Gabrieli sulla linea ad allontanare. Il vantaggio rossoblu però non tarda ad arrivare, è il 23esimo, Napolano batte corto un corner da destra per Scartozzi che dal vertice dell'area di rigore fa partire un cross morbido per Traini che stacca più in alto di tutti e di testa gira nell'angolino basso il 2-1. La Samb a questo punto torna a fare accademia senza affondare i colpi, il San Nicolò cerca di pungere in contropiede ma non riesce mai ad impegnare Barbetta. All'intervallo Palladini chiede ai suoi di mettere in cassaforte i tre punti, Cifaldi prova a far riversare la propria squadra nella metà campo rossoblu, ma la Samb chiude la partita proprio in apertura di secondo tempo. Al 47esimo fa le prove generali con Napolano che confeziona un assist col contagiri per Sciva, il destro potente in diagonale sfiora il palo alla destra di Merletti, è il preludio al 3-1 che arriva pochi secondi più tardi. Traini recupera una palla sulla tre quarti, vede il taglio di Carpani che sull'uscita del portiere Teramano tocca quel tanto che basta per mettere il pallone in rete e chiudere il match. La Samb torna a cercare le giocate d'effetto, il San Nicolò prova a riorganizzarsi, al 58esimo Chicco potrebbe riaprire la partita quando riesce a liberarsi in area di Aquino, ma Barbetta in uscita gli sbarra la porta. Palladini richiama Pazzi per Puglia al 65esimo, gli abruzzesi che restano in 10 al 72esimo per l'espulsione per doppia ammonizione di Antenucci provano ad attaccare ancora, ma la manovra si fa sempre meno ordinata e la retroguardia rossoblu vigila senza problemi, limitandosi poi a qualche scorribanda in solitaria dei propri giocatori che mette comunque sempre in affanno i difensori bianco-azzurri. La partita si va via via spegnendo, Palladini concede a Scartozzi e Carpani, sostituiti da Onesti e Tracchi, agli applausi del Riviera. A emblema del motivato entusiasmo che suscita la Samb, l'ultima azione della gara, in pieno recupero con l'assist delizioso di Napolano per Sciva, che scarica però sull'esterno della rete. Poi finisce con la Samb sotto la curva, che mentre i giocatori vanno sotto la doccia, attende trepidante notizie da Marino, ma neanche stavolta nella calza della Befana la Samb riesce a trovare le sorprese tanto attese.